Bene, dovremmo essere in diretta. 3, 2, 1. Io direi che cominciamo, anche se con un po' di ritardo, Vai, vai. anche in attesa che si colleghi anche Berdini, che è il nostro ospite. Intanto ringraziandovi per aver accettato l'invito di Transform Italia di fare questa chiacchierata. Io dico soltanto due parole perché abbiamo pensato di fare questa iniziativa e dove ci troviamo un po', cioè, quello che è la crisi di un movimento, quello dei 5 Stelle, che è nato come movimento antisistema, poi è diventato garante in realtà degli equilibri anche europei. Ricordo che grazie al voto dei 5 Stelle al Parlamento europeo è stata possibile l'elezione di Ursula von der Leyen a Presidente della Commissione. E il governo, diciamo, giallo-rosa, giallo-verde, giallo-rosa dopo, diciamo, è stato segnato da una sostanziale sostenibilità del quadro politico-economico precedente e quindi una mancata rivoluzione, se così possiamo dire. A fianco a questo è evidente che quello che ci interessa è pure sapere quali sono le possibili strategie per una sinistra, per la costruzione di un'alternativa che abbia, diciamo, l'opzione di una svolta nelle politiche economiche, sociali del paese e a livello anche europeo. Per questo abbiamo invitato Matteo e Pucciarelli, che ringraziamo, il giornalista di Repubblica, che segue, diciamo, queste vicende dei 5 Stelle anche dalla testata del giornale, e Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista, e siamo in attesa di Paolo Berdini, che è stato assessore con i 5 Stelle e ne è uscito diversi anni fa già in polemica con la sindaca Raggi. Con me, passo subito la parola, c'è Rosa Rinaldi, che è della redazione di Transform, e a lei compito, insomma, di porre le questioni, le domande che vorremmo venissero affrontate dagli ospiti. A te, Rosa. Ah, buon pomeriggio a tutte e a tutti, e anch'io mi unisco al ringraziamento da parte di Transform di aver accettato questo nostro invito. Naturalmente, l'iniziativa, quando l'abbiamo pensata e ragionata nel nostro gruppo, insomma, nel comitato di redazione, muoveva, diciamo, non tanto dalla cronaca, perché quella la vediamo tutti i giorni nei telegiornali, sappiamo quali sono le scelte, le divisioni, che cosa è accaduto, il nuovo gruppo, eccetera. Però, diciamo, c'è una parte che non viene scavata, cioè siamo interessati a parlarne in particolare, diciamo, con Matteo Pucciarelli, che non solo ci ha scritto un libro sull'avvento di questo movimento e che, insomma, interrogava molta parte della politica e non solo. E quindi, diciamo, questo percorso che c'è stata, è cresciuto, è diminuito, la crisi nella quale ora si trova il Movimento 5 Stelle, a che cosa allude, si ricomporrà, forse sì, forse no. Il quadro europeo a cui faceva riferimento prima Roberto Morea, che è quello che interessa in particolare Transform. Insomma, abbiamo pensato di fare una conversazione pubblica sul Movimento 5 Stelle per quello che è stato e per ipotesi, diciamo così, di quello che potrà essere. In questo senso abbiamo pensato, appunto, innanzitutto, dico proprio innanzitutto,
a Matteo Pucciarelli perché li ha studiati, ci ha scritto appunto un libro e perché continua a scriverne sul quotidiano per il quale scrive. E quindi, diciamo così, oggi in qualche modo ne fa anche la cronaca parlamentare e così via. Ci interessa discuterne anche con Paolo Verdini, che non solo per molti di noi rappresenta il candidato che sosterremo, almeno noi che siamo qui alle prossime elezioni a Roma, sarebbe il sindaco ideale per quanto ci riguarda. Ma perché Paolo Verdini è uno che non si è girato dall'altra parte quando la Raggi, il Movimento 5 Stelle, ha vinto le elezioni a Roma e quando gli ha chiesto di fare l'assessore. Quindi ha avuto modo di lavorare nel merito del governo di una città, tra l'altro con una delega anche molto importante, e quindi ha avuto modo poi naturalmente. Porremo le domande in modo più preciso, ha avuto modo di incontrarli, conoscerli da vicino, ma anche di dividersi lui stesso dal Movimento 5 Stelle. E concludendo, naturalmente, il segretario nazionale di Rifondazione Maurizio Cervo, perché anche noi, diciamo così, in Rifondazione spesso ci siamo interrogati sull'opportunità o meno in alcuni casi di fare alleanze e qual è la vicinanza e quali sono le distanze. Però insomma torneremo poi domanda per domanda. A questo punto io su questa breve premessa che ha già fatto Roberto e che io ho un po' più diciamo specificato, chiederei innanzitutto a Matteo se ci apre diciamo così un po' uno scenario sul quale continuare la discussione. Pucciarelli. Ciao Rosa, ciao Roberto, Maurizio e Paolo, anche grazie dell'invito. Beh, diciamo che il Movimento 5 Stelle in questo momento si trova in una fase chiaramente di passaggio. Diciamo gli ultimi, da quando nel 2018 le elezioni fece praticamente il suo record storico, praticamente il 33%, da lì in poi sono stati anni difficili per loro dal punto di vista del consenso, nel senso che i loro voti si sono praticamente dimezzati. E questo perché alla prova del governo, alla prova della complessità del governo, tutta la loro costruzione del discorso pubblico è caduta di fronte alla realtà, alla difficoltà del fare politica e del compromesso. Quindi non ci alleeremo mai con nessuno, hanno prima investito su un governo di centrodestra, poi in uno di centrosinistra e adesso si sono trovati a dover sostenere un governo di larghe intese, sostenuto, guidato da un ex banchiere, cosa che per il Movimento 5 Stelle delle origini rappresentava il male assoluto, anche con una certa retorica, vi ricorderete, sul gruppo Bilderberg, sui poteri forti e via dicendo. Quindi una trasformazione completa da movimento sedicente antisistema ad un movimento che è pienamente entrato nelle stanze del potere e pare dimostrare di essere anche abbastanza attaccato all'idea del governo. E quindi da qui la scelta di sostenere a malincuore, ma di sostenere Draghi. Ovviamente questo cambiare radicalmente anche la propria fisionomia politica, appunto, come dicevo, ha fatto sì che perdesse consensi. Oggi sta tentando di risollevarsi aggrappandosi alla figura di Giuseppe Conte, che è un po' è stato ovviamente lo scorso presidente del Consiglio passato, ha fatto due governi diversi. E ha un ampio consenso personale, quindi è un investimento sulla propria sopravvivenza, l'affidare a Conte la guida del partito. Per fare questo, il Movimento 5 Stelle deve necessariamente cambiare il proprio statuto e le proprie regole, nel senso che
dopo circa un anno di stati generali, che doveva essere un po' la prima fase congressuale vera della storia del movimento, è durato un anno. Si era deciso di superare la figura del capo politico, di questa che accentrava tutti i poteri, di fatto. Prima era Di Maio, poi si è dimesso e il reggente Vito Crimi ha preso le sue veci. Ecco, si è fatto tutto questo lavoro, si è arrivati alla conclusione di una guida più collegiale, si è votato online per creare questo direttorio, e però poi la realtà ha imposto delle scelte diverse, quindi viene investito Conte della guida del movimento. Quindi tutto anche questo lavoro degli attivisti della cosiddetta base di fatto viene sconfessato. Ed è un po' quello che è avvenuto spesso in questi anni per il movimento, che di volta in volta ha dovuto appunto sconfessare le proprie battaglie storiche. Non solo, ovviamente, quella anche un po', come potrei dire, un po' fuori dal tempo del o governiamo con nessuno, non governeremo mai, che si è rivelata appunto una logica fallace, ma anche su tante battaglie. Ricordo ad esempio il no alla TAV, che era un po' contraddistingueva la politica del movimento, anche lì si è dovuto scendere a compromessi. Adesso il prossimo tabù che verrà battuto è quello del limite dei due mandati, che è stata anche qui una battaglia populista di successo contro la famosa casta. E poi però diciamo che chi combatteva la casta, volendola guardare con i loro occhi, è diventato a propria volta casta, dopodiché forse era sbagliato chiamarla casta, ecco. Diciamo che la realtà della politica, la complessità della politica, ha portato i 5 Stelle a scendere a patti appunto con la realtà. Che impostazione vuole dare Conte al nuovo Movimento 5 Stelle? Perché poi può darsi anche che cambierà simbolo, forse denominazione, non lo sappiamo ancora, ci stanno lavorando. L'idea è quella di creare un partito di centro-sinistra, insomma, cosa che già negli ultimi tempi si era capita, ma insomma, verrà data un'accelerata in questa direzione. In Europa c'è una discussione in corso per entrare nel gruppo dei socialisti e democratici. Negli ultimi 3 mesi, per l'85% delle votazioni, il gruppo del movimento, diciamo, ha votato insieme ai socialisti. Devo dire, che c'è un'alta vicinanza di voto anche con il gruppo dei Verdi e con quello del GUE, della sinistra. In Europa è un movimento che sta scegliendo ovviamente una via progressista moderata, che tenterà di centrare la propria politica sulla transizione ambientale, sull'ambientalismo. Questo è un po' il loro punto dirimente da qui ai prossimi anni. Cercheranno appunto di governarla. Chiaramente è ora un tema che è diventato di dominio pubblico anche dal punto di vista aziendale delle grandi aziende. Si parla sempre di più di cambiamento, di trasformazione energetica anche dei cicli di produzione. Quindi ecco, è anche un ragionamento che in qualche modo è ben accetto dal cosiddetto sistema, mettiamola così. Domani, dopodomani, potrebbero anche lanciare questa idea di scorporare le spese dal patto di stabilità, quelle per la transizione energetica, non farle conteggiare nel patto di stabilità che ricomincerà dal 2022. Un'azione tipicamente riformista di centro-sinistra, mettiamola così. Ovviamente fa chiarezza rispetto a un movimento che per anni si è definito né di destra né di sinistra. Ora, infatti, anche questa chiave retorica viene utilizzata sempre meno, perché chiaramente c'è una scelta di campo. Sia da parte del PD che da una parte della sinistra c'è l'idea di creare un fronte con questo Movimento 5 Stelle. Quindi, insomma, staremo a vedere nei prossimi mesi come si evolverà. Comunque, l'impostazione di base è questa. Poi
quanto sia sincera e quanto sia frutto di un calcolo politico, insomma, lo capiremo sul medio termine. Diciamo che in questi anni il movimento ha dimostrato di saper cambiare pelle con grande rapidità. Il non avere una impostazione di logica forte è stato anche un escamotage per passare a seconda delle convenienze da destra a sinistra. Quindi bisognerà anche tastare la sincerità, ecco, mettiamola così. Comunque, questo è l'obiettivo sul breve termine che si stanno dando. Bene, grazie a Matteo che mi ha fatto, diciamo, una ricostruzione dal movimento né di destra né di sinistra, a movimento sia di destra che di sinistra, mettiamola così, rispetto ai passaggi che sono fatti, su cui bisognerà ulteriormente, diciamo così, capire meglio quali saranno le evoluzioni. E quindi ti ringrazio. Darei la parola appunto a Paolo Berdini proprio perché, per quello che dicevo prima, insomma, la sua esperienza in rapporto diretto, seppur appunto a livello, cittadino di una città come Roma, la capitale, in cui lui ha fatto, l'assessore e quindi ha potuto costruire una relazione significativa da questo punto di vista. Paolo, tu cosa ci racconti del Movimento 5 Stelle? Ciao a tutti intanto, un caro saluto a tutti e cinque. Allora, io partirei da due piccoli ricordi, uno relativo al problema istituzionale, l'altro relativo al problema del rapporto con la stampa, visto che c'è il bravo Matteo. Per quanto riguarda l'antipolitica, che loro avevano nel DNA, io mi ricordo che, diciamo, l'autunno del 2016, io presi carta e penna e proposi, come forse qualcuno ricorda, il patto per Roma, visto che Milano aveva preso altri 1,5 miliardi di euro per sistemare le aree dell'Expo e Roma c'aveva le casse vuote. E allora proposi alla sindaca che dopo la mia uscita fosse lei a prendere appuntamento con Renzi. La risposta fu raggelante dal punto di vista mio, istituzionale, nel senso che lei disse che con Renzi lei non avrebbe mai parlato. Ora capite che capovolgimento, no, che c'è stato, cioè non solo parlano con Renzi, ma parlano con Salvini, parlano con appunto con Draghi. Cioè qualche cosa per noi inconcepibile, nel senso che nel nostro DNA c'è un minimo di coerenza, poi non è proprio una coerenza con la C maiuscola, insomma ce la mettiamo tutta. Questi sono passati dall'antipolitica, come diceva bene Matteo, a essere supini. Io trovo che questo che sta avvenendo, cioè il fatto di aver incaricato un uomo oscuro dal punto di vista della provenienza politica, come il primo ministro del primo governo, quello in cui era l'avvocato del popolo, e quello che poi invece governa col PD, io francamente ancora non riesco a conoscere la provenienza politica di quest'uomo. Quindi affidarsi al buio a un uomo come questo, evidentemente la dice lunga sulla volontà. Il secondo aspetto riguarda sempre dell'antipolitica che c'hanno nel DNA, riguarda proprio il mestiere di Matteo, nel senso che io continuamente li rimbeccavo perché sul Corriere della Sera ne uscivamo male un giorno sì, un giorno sì, pure con una prevenzione, se si va, ma insomma facciamo salve le prevenzioni. Dopodiché ogni tanto nominavo anche Rizzo, che era andato via dal Corriere della Sera, era andato a fare il vice direttore di Repubblica, con tutto il limite di Repubblica, mia amica Kiegler. E una volta un assessore di cui non fare il nome, insomma erano due, quelle dei 5 Stelle, mi dice: ma chi è Rizzo che nomini sempre? Allora, capito che con gente così è difficile dare un giudizio politico nel senso di una coerenza del ragionamento rispetto a gente che è nata ieri e che mi pare che stia scomparendo. Allora io provo a dirla così: visto che loro hanno tentato la carta e devo dire ci sono riusciti
anche per un gran cassa mediatica che sono stati in grado di mettere in moto, questo glielo dobbiamo riconoscere, non è merito loro, è merito di un vasto mondo, di aver accentrato su di loro tutte le speranze di cambiamento che c'erano in questa società un po' ripiegata su se stessa. Questo è stato il 2015-2016. Cioè, 5 Stelle sembravano il motore di un cambiamento. Per questo motivo l'accennava benissimo Rosa. Io mi sono sentito in dovere, dopo aver fatto il referendum tra i cari amici, i cari compagni, se accettare o no questo incarico, ma l'ho scelto per questo, perché veramente loro avrebbero potuto dare il via a una fase di trasformazione, no, della politica italiana. E beh, i risultati stanno sotto gli occhi di tutti, insomma. Chi vince le elezioni dicendo no allo stadio rispetto al PD che invece diceva sì allo stadio è diventata la giunta pasdaran della costruzione non solo dello stadio, come sapete, ma dell'infinita speculazione, che oggi il presidente della Roma getta nel cestino, dice che a lui gli interessa solo lo stadio. Vedremo se è vero, ma insomma, fino adesso l'ha detto. Loro avevano detto in maniera davvero sconclusionata, insomma, molto, molto naif, che avrebbero revocato la concessione a Francesco Gaetano Caltagirone per la costruzione della metropolitana C. Hanno dato tutte le partite vinte al progetto folle della metropolitana C, che adesso è bloccata a Piazza Venezia, sa solo Dio dove andrà. Quindi anche qua c'è stato un ribaltamento completo, no, delle loro posizioni. Terza questione, davvero chiudo sulle loro malefatte. Loro avevano promesso in campagna elettorale, è un po' un elemento di cui dovremmo farci carico, faceva bene Matteo a citarlo anche questo, cioè il fatto che loro stanno pensando di scorporare gli investimenti da un conteggio che viene dall'Europa. Ebbene, loro prendono l'amministrazione romana con 13 miliardi e mezzo di deficit. E dicono in campagna elettorale che con loro il deficit sarebbe stato ricontrattato. Addirittura parlarono, appunto, in questo modo molto naif, di azzeramento non se n'è più parlato. Tant'è che il primo a uscire di scena è stato Minenna, che sapete, lui scrive settimanalmente sul Sole 24 Ore, quindi dice, non è certo tacciabile di estremismo. Che cosa voglio dire? Che sono persone pronte, no, al capovolgimento di fronte. Però attenzione, qua faccio appello alla politica, faccio appello a Rosa, a Maurizio e a Roberto. Questi ribaltamenti di fronte fanno parte del piccolissimo gruppo ristretto che detiene il potere mediatico e il potere vero, cioè, nel senso che hanno fatto i ministri, hanno fatto sottosegretari, eccetera, assessori, sindaci dei 5 Stelle. Guardate che il mondo dei 5 Stelle guarda con grandissimo sospetto questa straordinaria capriola, e secondo me sarebbe anche pronto, se ci fosse un'offerta politica, diciamo, in grado di colpire proprio l'immaginazione diffusa in Italia, sarebbe pronta a cambiare, l'oggetto che doveva rivoltare l'Italia, quindi rivolgersi verso un'altra offerta politica. Sta qui, io credo, un grande tentativo che noi dovremmo fare, nel senso di dire che c'è stato il fallimento proprio perché non c'era una chiara indicazione, non solo politica, ma nemmeno dello schieramento sociale che doveva rendere vivo ed efficace il cambiamento dell'Italia. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti, io credo che noi potremmo occupare questo spazio. Finisco soltanto dicendo quanto è difficile questa occupazione, nel senso che loro sono un aggregato atomico, nel senso che non c'è una struttura di comando chiara, cioè loro navigano intorno a piccoli rapporti personali e gran parte del loro elettorato sicuramente veniva da altri schieramenti, compreso quello nostro. E allora qui, come capite, il lavoro politico da fare è molto, molto più complesso, perché non abbiamo un punto di riferimento politico con cui, facendo un'alleanza, riusciamo a convogliare il consenso. No, non è così. Loro sono un aggregato multiforme,
che invece potrebbe essere riaggregato sui nostri temi che loro hanno saputo sfruttare alla perfezione, fare melodie, cioè le 5 stelle sono le 5 stelle, l'ambiente, dello stop al degrado delle città, della rivoluzione, diciamo, ecologica. E guarda caso si sono accontentati di avere come capo del ministero chiave del governo un uomo che sa fare le armi, che è un manager molto bravo in quel settore. E dopodiché chiudo con una battuta, insomma, anche il ministro Minniti, insomma, è andato a finire Leonardo, quindi pure lui ha fatto una straordinaria parabola. Quindi, come capite, la coerenza non è proprio così diffusa. Però torno al nostro problema politico. Io credo che dobbiamo saper calibrare e rilanciare alcune parole d'ordine che possano dare la visibilità a uno schieramento che però deve essere in grado per metodo, cioè per il fatto che condivide gli obiettivi e ne discute finalmente alla luce del sole, non nelle sale ovattate di Casaleggio, ovattate oscure di Casaleggio. Questo secondo me potrebbe essere una buona carta, quella di dire attenzione. Siete stati turlupinati proprio perché non c'è il quadro democratico che ha preso le decisioni, ma sono state prese tutte contro la volontà dei 5 Stelle. E allora, se noi garantiamo una trasparenza delle decisioni, insomma, un'evoluzione collettiva della prospettiva, che so quanto è difficile, ma insomma, credo che lì potremmo davvero avere un buon risultato nell'attirare questo mondo deluso dall'atteggiamento dei 5 Stelle. Grazie Paolo Verdini, mi paiono molto importanti le cose che hai detto e c'è una sfida davanti che è proprio anche quello di imparare dal fatto che non è con l'illusione momentanea che si costruisce un programma. Un programma dovrebbe avere basi più solide e su questo insomma ci auguriamo e ti auguriamo ogni miglior successo. A questo punto darei la parola a Maurizio Cervo, segretario di Rifondazione Comunista. Naturalmente, diciamo, la questione delle porte girevoli a cui faceva riferimento Paolo Verdini prima, è questione sempre stata presente, diciamo. Ci sono personaggi politici che rappresentano a seconda della bisogna questo o quello, quasi in una situazione indifferenziata. In questo governo ce ne sono anche di molto significative, e non solo nel governo, anche in tutte le imprese di Stato, una volta erano così, che girano attorno. E quindi Maurizio, passando a te la parola, anche in Rifondazione si è aperta una riflessione sulla storia del Movimento 5 Stelle e sulla, diciamo così, su questa linea alla quale si è arrivati. Quindi passo a te la parola nella scia della discussione che si è aperta. Innanzitutto un saluto a tutte e tutti e un bocca al lupo a Paolo che ha dato la disponibilità, insomma, a Roma a cercare di costruire un progetto alternativo in una città che è sempre stata dominata dalla speculazione edilizia, dalla rendita e in cui purtroppo anche 5 Stelle hanno dimostrato che nel loro essere antisistema, diciamo, il sistema di potere reale si sono ben guardati da intaccarlo. E sulle cose che stavate dicendo, innanzitutto io devo confessare una cosa, che per me il mistero dei 5 Stelle riguarda non il loro successo iniziale e la lunga fase di crescita, ma riguarda l'inizio di questa legislatura. Riguarda l'inizio di questa legislatura perché un partito antisistema, anche se poi dirò qualcosa su questo essere antisistema, avrebbe, che aveva ottenuto un grandissimo successo collocandosi come partito contro tutti, che non prendeva il caffè con nessuno. Ricordo che nella precedente legislatura il famoso incontro con la Webcam con Bersani, se vi ricordate, in cui sostanzialmente fu rifiutato anche di discutere,
come questo partito che aveva una rendita di opposizione enorme e che magari tornando al voto poteva crescere ulteriormente, rafforzando questa collocazione molto immaginaria, che però corrispondeva a un sentimento diffuso della popolazione, invece si sia infilato in questa ricerca spasmodica, proprio all'apice del suo successo, di alleanze ad ogni costo, diventando il partito più governista della storia della Repubblica Italiana. Il nostro paese è sempre stato segnato dal trasformismo, anzi abbiamo inventato il termine. Loro hanno superato, diciamo, ogni livello di passando appunto da una posizione di rigidità, oserei dire antidemocratica quasi come atteggiamento, perché era un rifiuto a priori del dialogo, come quasi articolo di fede, dogma, ha una disponibilità totale. Questo per me rimane un mistero che starà forse nella testa di Beppe Grillo e pochi altri, e su cui sarei davvero curioso di capirne di più. Sulla genesi invece a me è abbastanza chiaro quello che è accaduto in Italia. In altri paesi europei la crisi delle classi dirigenti e delle forze politiche centriste, cioè di centrodestra e centrosinistra, man mano che le politiche neoliberiste mostravano le proprie contraddizioni, ha generato un successo della destra radicale e della sinistra radicale. In Italia questo spazio invece per un periodo è stato occupato con effetti nefasti, soprattutto su di noi che siamo stati asfaltati dal Movimento 5 Stelle letteralmente. Vi ricordo che nel 2006 a sinistra del centro-sinistra, insomma nell'area che veniva definita di sinistra radicale, c'era più del 10% degli elettori in Italia, percentuali che non c'erano in Spagna, in Grecia, in Francia, da nessuna parte in queste dimensioni. Ma il Movimento 5 Stelle è riuscito a penetrare con una forza enorme, non solo per gli errori della parte nostra, che io sostanzio soprattutto in una omologazione, in un'incomprensione di alcuni temi che a mio parere erano validissimi e rimangono validi, e sui quali casomai va denunciata la incoerenza dei 5 Stelle, il loro essere davvero un gruppo di potere piuttosto cialtronesco, perché il tema dei costi della politica o della questione morale non è che fosse un tema insensato, e anche l'utilizzo del termine casta che usavano anche Carlo Marx e Antonio Gramsci, certo loro l'hanno declinato nella maniera più vicina a quella del Corriere della Sera, cioè del padronato italiano e della delegittimazione neoliberista della politica e della democrazia. Cioè lo hanno declinato nel senso non di un rigore che riportasse la classe dirigente repubblicana a quella sobrietà, insomma, che aveva contraddistinto chi aveva costruito la Repubblica Italiana e anche lo Stato Sociale d'Italia, e che si era guastata, insomma, dagli anni Ottanta in poi, in scenari che tutti conosciamo. Loro l'hanno declinata invece nella maniera più di destra possibile, che è quella dell'eterno qualunquismo italiano, che è stata la vera ideologia popolare di massa nel nostro paese, che durante la Prima Repubblica era stata contenuta dalle forze uscite dalla Resistenza, con un'azione anche di educazione popolare, ma soprattutto perché parlavamo di grandi movimenti popolari partecipati. Per fare un esempio, io non ricordo nessun anziano comunista e socialista che si sentisse tradito perché Pietro Ingrao o Pertini o altri prendevano delle cariche istituzionali. Li sentivano anzi come una parte di loro che finalmente aveva piena cittadinanza nello Stato, cioè la Repubblica, che era anche cosa loro, non era solo una cosa dei ricchi. Quando fu eletto Fausto Bertinotti invece presidente della Camera, è diventato un bersaglio, come se avesse non so che compiuto quale crimine contro l'umanità. Come è accaduto questo passaggio? Io credo che c'è molto da ragionare su questo, perché l'antiparlamentarismo, l'antipolitica, l'antipartitismo, un certo nuovismo per cui
bisogna cancellare tutti i riferimenti storici, le ideologie, alla fine si è arrivati anche a destra e sinistra. Un certo populismo in Italia era già presente a sinistra in forme più nobili del Movimento 5 Stelle, che con Grillo e Casaleggio, e Grillo ha molto trafficato in queste aree, è stato alla base del passaggio al maggioritario. Io vi voglio ricordare che in Italia noi abbiamo abbandonato il sistema proporzionale a furor di popolo con una campagna condotta dai Santoro, che faceva allora, se mi ricordo bene, Samarcanda, cioè da eroi della sinistra, con De Gregori che strimpellava in televisione per il sì di Mario Segni, con Micro Mega che conduceva la campagna. Tutto questo ha fatto sì, a mio parere, che nell'elettorato di sinistra non ci fossero le coordinate di autonomia culturale per reagire a questa offensiva in una maniera critica, e per cui è stata scambiata. E badate bene, chi parla è uno che non ha mai demonizzato il Movimento 5 Stelle, pensa anche che sia stato oggetto in questi anni di una campagna squadristica da parte dei media padronali, analoga a quella che è stata fatta verso Rifondazione Comunista da Sinistra Radicale. Lo dico e concludo su un punto: questa cosa che hanno creato, questo mostro, ha giustamente suscitato poi delle aspettative, perché diciamocelo, io ricordo quando ci siamo sentiti con Paolo Berdini, avere un partito, anche se si dichiarava non partito, al di sopra del 30, con le percentuali del Partito Comunista degli anni 70, quando l'Italia tremava, diciamo, per la forza della trasformazione sociale, che raccoglieva una parte delle nostre parole d'ordine e delle battaglie che avevamo fatto per anni andando contro il pensiero unico, ha suscitato un'aspettativa, e io francamente sarei stato contento di essere smentito nelle mie fosche previsioni, cioè sarei stato felice di vedere un Movimento 5 Stelle che davvero corrispondesse a quella premessa, a quelle promesse. Purtroppo non è accaduto. Quello che è accaduto è che questo movimento virtuale ha contribuito a cancellare il movimento reale in Italia. Noi avevamo la sinistra radicale e i movimenti sociali più forti di Europa nel 2006, fino al 2006, sono stati completamente spiantati dal Movimento 5 Stelle. È una realtà che fa riflettere, perché il Movimento 5 Stelle alla fine, vi faccio notare, nell'arco della politica italiana solo con una forza non si è mai alleato, ed è la sinistra radicale. Cioè, le ha provate tutte come collocazioni, non gli è mai venuto in mente, non gli è venuto in mente in Toscana di allearsi e sostenere Tommaso Fattori, anzi ai toscani del Movimento 5 Stelle, a conferma di quello che diceva Paolo Berdini, era venuto in mente, ma qualcuno gli ha detto di no. Anche adesso in Calabria, dove con De Magistris e Mimmo Lucano abbiamo costruito una proposta alternativa, che dovrebbe essere sostenuta dal Movimento 5 Stelle, mi pare che non lo facciano. Eppure De Magistris, come sapete, è stato un punto di riferimento nella loro fase originale. Io credo quindi che noi dovremmo cercare di parlare non tanto al gruppo dirigente che si avvia a fare un PD 2.0, 4.0, ma ai tanti che avevano condiviso quella volontà di rottura di cui, a mio parere, continua a esserci bisogno. Noi però, per farlo, credo che dobbiamo fare tesoro della lezione che ci hanno dato i 5 Stelle, insomma, in questi anni, non nel senso di imitarli, ma di capire le ragioni per cui non siamo riusciti a parlare noi a quei settori sociali che invece si sono raccolti nel voto 5 Stelle. Grazie a Maurizio Acerbo. A me pare che, insomma, da questi primi tre interventi come posso dire, permettetemi il termine, di sostanza, forse sarebbe utile fare anche un secondo giro. Io aggiungo solo una breve considerazione, che è quella che i 5 Stelle spesso per lungo tempo hanno rivendicato il fatto che grazie al loro movimento il paese non si è spostato a destra, cioè non è diventato fascista in un qualche modo, e ogni tanto questa cosa torna fuori. Certamente però dalla discussione che stiamo facendo, da quello che vediamo, ci accorgiamo anche che, appunto,
appunto questo indistinto sia di destra che di sinistra che ha elaborato il né di destra né di sinistra crea poi dei problemi ancora nelle persone. Io parlo delle persone normali, quelle che a un certo punto si sono più affidate, scusate, al vaffanculo dei, che non invece a parole che a volte la sinistra ne usa tante e non raggiunge, diciamo, il cuore, i sentimenti, l'idea di trasformazione che pure una volta era alla base della sinistra. Quindi ci sono diverse cose da vedere. E quindi possiamo magari fare anche un secondo giro, ma io passo la parola alla regia, ovvero a Roberto Morea, perché lui ci dica. Sì, noi intanto ringrazio per questo primo giro interessante, raccogliendo un po' anche delle suggestioni che ci arrivano da Facebook e sapendo, insomma, che il tempo è limitato perché avete impegni a breve e quindi soltanto una battuta su quale strategia possibile, qualcosa è recuperabile, diciamo, dal movimento di questo movimento. D'opinione dietro che si è raccolto dentro i 5 Stelle per la possibilità di una sinistra di alternativa. Volevo chiederlo appunto a tutte e tre, partendo da Matteo, magari anche tenendo aperta la possibilità di fare anche commenti su quello che è stato detto chiaramente. Matteo. Senti? Sì. Sì, adesso ti sentiamo. Ok, no, mi stava cascando le palle. Mi sono perso la tua ultima frase rispetto alla sinistra di alternativa. Perdonami. Esiste qualche cosa depositata dentro questo mondo dei 5 Ah, Stelle ok. che possa essere, diciamo, utilizzabile, per dire un termine. Ma guarda, io ricordo qualche anno fa, quando era segretario Ferrero di Rifondazione, Rifondazione fece un seminario tutto sui 5 Stelle e io avevo questo, mi dissero, scegli un argomento a piacere, insomma, perché vogliamo parlare proprio dei 5 Stelle, affrontare questo fenomeno nuovo. Era forse il 2013, 2000, sì, penso il 2013. E io feci questa relazione che si intitolava C'è sinistra nel Movimento 5 Stelle, cioè nel senso, in mezzo a tutta quella composita massa di persone che si stava avvicinando al Movimento 5 Stelle, c'erano tanti compagni, ecco, diciamo così. E quindi all'epoca, devo dire, questa fisionomia di sinistra era molto più presente nel movimento, cioè nel senso, oggi come oggi le persone di sinistra che si erano avvicinate al movimento, la gran parte se ne sono allontanate. Se solo pensiamo ad esempio all'esperienza di Paolo, cioè Paolo è un compagno che con la sua storia ha deciso di provare a dare una mano a quell'esperimento di cambiamento del movimento che ha fatto una volta al governo, e dopo un anno, 2 anni, non ricordo Paolo quanto sia stato, però alla fine hai capito che non era assolutamente una via fattibile e quindi te ne sei andato e ti sei allontanato. Ma come te ce ne sono veramente tanti. Chi è rimasto nel movimento con una storia di sinistra è magari una parte del gruppo dirigente, penso, non so, a Fico, per dire. Ma perché? Perché hanno anche dei ruoli politici, istituzionali, hanno una carriera, ecco. Bisognerebbe chiedere cosa è rimasto poi di quella loro identità. Io credo molto poco. Quindi oggi come oggi di sinistra alternativa nel movimento ce n'è veramente poca, pochissima. Sono veramente rimasti poche persone. Prima Maurizio faceva l'esempio della Calabria. A Milano sta accadendo la stessa cosa. Nel senso che c'è un gruppo di Movimento 5 Stelle che vorrebbe fare un'alleanza con Milano in comune. Insomma, tutta l'esperienza che alle scorse elezioni aveva eletto Basilio Rizzo in consiglio comunale. Ma in realtà la dirigenza del movimento, cioè quella che poi decide, perché poi noi parliamo di movimento, il movimento, la base, gli attivisti, ma poi decidono sempre in 4-5, si incontrano all'Hotel Forum o alla villa di Beppe Grillo a Bibbona e cambiano radicalmente la linea
o decidono che, ad esempio, come era avvenuto a Genova, le elezioni online per il candidato sindaco non aveva vinto il candidato che volevano loro e quindi quelle elezioni online non andavano più bene. Alla lunga, questa dimostrazione pratica che l'uno vale uno non esiste, e badate, uno vale uno poteva avere anche un senso positivo visto da sinistra. Questa cosa non esiste nel movimento e quindi, insomma, dopo un po' di vari tentativi, quelli che in buona fede da sinistra erano entrati nel movimento se ne sono allontanati e se ne guardano bene, perché non è più una via percorribile. Questo fa sì che, svelato un po', diciamo, come posso dire, l'inganno, capito che in realtà lo spazio di manovra non è quello che ci si aspettava, questo dà la dimostrazione che in realtà a sinistra possiamo cominciare a pensare di recuperare tutte queste persone. A me, ad esempio, ha fatto piacere che in Parlamento due senatrici del Movimento 5 Stelle siano passate a sinistra italiana. So che Paola Nugnes, una di loro, ha dei buoni rapporti con Rifondazione. Ecco, queste persone che negli anni passati, in buona fede, si sono avvicinate al Movimento 5 Stelle e se ne sono allontanate, devono necessariamente trovare, e io spero la trovino, una risposta anche da sinistra. Ed è un po' il lavoro che dobbiamo fare e che mi trovo assolutamente in linea con quello che diceva Paolo poco fa. Grazie. Paolo. Dunque, sì, io dico che è tutto vero quello che è stato detto adesso da Matteo, cioè la parte che rappresentava insomma un po' una nostra costola che era presente in tanti comitati di quartiere, Paola Nugnes è uno di questi, è stato eletto pensando davvero che all'interno del Movimento 5 Stelle avrebbe trovato uno spazio che altrimenti non era possibile trovare. Tutta questa parte è stata, diciamo, emarginata, o se n'è andata emarginata. Però io torno all'interrogativo che deve farci star male. Insomma, non è possibile che su un numero sterminato tra deputati e senatori, tutti coloro che sono passati con Sinistra Italiana, con tutte le contraddizioni di Sinistra Italiana, insomma, meno male, sono soltanto due senatrici. Evidentemente lì si è interrotto qualche filo del dialogo che c'è tra un gruppo dirigente della sinistra che comunque è presente, no, nella società italiana, che comunque fa opinione, che comunque svolge un ruolo, e questo mondo di eletti che invece non ha trovato come interlocutore la sinistra. Ecco, io credo che, insomma, un po' un'assenza, che è un'assenza che è dovuta alla nostra debolezza in termini di eletti, ovviamente, che lo dica fare, ma che è dovuta anche a una debolezza della nostra elaborazione, di quello che ci sarebbe bisogno adesso in Italia per poter appunto incarnare una svolta. Allora, qui io, anche qua, in maniera del tutto, insomma, di buona provocazione, la faccio, ma insomma, dove dobbiamo arrivare? Io non ho nessuna preoccupazione di natura democratica, no? Ma io pongo questo problema: com'è possibile che in tantissimi anni in cui ci sono stati dei governi che hanno anche visto la presenza di Rifondazione all'interno, prima Maurizio citava la presidenza dell'allora segretario di Rifondazione, ma com'è possibile non sia stato costruito una struttura dello Stato in grado di dare risposte alle esigenze della popolazione? Cioè, dobbiamo ricorrere a un generale, capisci? Cioè, l'involuzione istituzionale è talmente grave, ma io non ne faccio una colpa al generale Carabinieri, che è in grado di risolvere questa contraddizione di non saper fare i vaccini, perché lui è capace a farlo, lo fanno tutti i giorni, cioè loro la piramide del comando è chiarissima. Mi chiedo come abbiamo fatto noi a non costruire le basi per uno Stato democratico che non solo è più efficiente, ma addirittura è
è assolutamente da preferire. È da qui che io trovo che c'è un buco nero che noi dobbiamo colmare al più presto. Insomma, che cosa deve succedere di più? Cioè, hanno fatto una strage no, nella Bergamasca nella prima pandemia, insomma, nei primi mesi della pandemia, diciamo febbraio, marzo o aprile. Dopodiché c'è stata l'assoluta inerzia, no, nel rapporto con l'industria farmaceutica, che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Dopodiché non abbiamo una sanità in grado di essere il punto di riferimento, no, di una campagna vaccinale degna di questo nome. Alla fine dell'incapacità della, virgolette, democrazia di risolvere questi problemi, deve arrivare un generale. Allora, è da qua che dobbiamo ripartire. Cioè, se noi davvero abbiamo a cuore lo sviluppo e il mantenimento della democrazia vera in questo paese, dobbiamo dire che la parola democrazia deve fare rima con le competenze che vanno messe all'interno delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Guardate, questo sarebbe, vi ricordate? Secondo me questa viene un po' sottovalutata, ma è stato uno degli elementi, no, che ha fatto vincere 5 Stelle, quando dicevano: guardate, con noi tutti gli imbroglioni, tutti gli incapaci vanno a casa. Dopodiché hanno sostituito gli incapaci con gente incapace di leggere e scrivere. Però l'avevano detto, ecco, lo dobbiamo dire noi, però dicendo che all'interno del nostro mondo ci sono le competenze. Pensate davvero a tutto il mondo dei giuristi che fanno capo davvero a rifondazione. Cioè, quello è il grande tesoro che va messo in luce. Cioè, di dire che abbiamo un mondo di riferimento, di cultura, di alta cultura, come appunto i giuristi, che può essere l'elemento che incarna le possibilità del cambiamento. Grazie, grazie a Paolo Berdini. Adesso ridiamo la parola a Maurizio Acerbo. Io sono d'accordo con quello che diceva ora Paolo. Naturalmente abbiamo le competenze e abbiamo anche bisogno in un qualche modo che si torni ad essere una sinistra, un partito popolare, perché il tema che la nostra gente, quella che diciamo così è, pensiamo siano le persone con cui abbiamo rapporto, spesso non ci vota più, non ci capisce più, qualcuno dice, e dentro questa crisi noi dobbiamo riflettere anche per capire come si Certo. recupera. Maurizio. Ma io sono completamente d'accordo con Paolo, anzi, io non parlerei solo di 5 Stelle, cioè, anzi, mi hai fatto venire un'idea, Paolo, quasi quasi dovremmo fare un governo dei migliori nostro e mandare una lettera a Mattarella. La prossima volta telefona a noi, che forse gli extraparlamentari fanno un governo nettamente più, insomma, che forse nei sondaggi gli dà 2 punti e 4 scope a questi della Confindustria. Perché no? Perché no? Dai, Hai dai. dato una buona idea, ma quando tu parlavi di competenze, intendevi una cosa che per me è essenziale, cioè la sinistra antiliberista in Italia, ambientalista, via discorrendo, insomma, quelli come noi, cioè il movimento reale, aveva competenze. E se il Movimento 5 Stelle, o meglio Beppe Grillo e Casaleggio, avessero usato quel consenso per portare in Parlamento centinaia di attiviste e attivisti, avrebbero probabilmente portato qualcosa, avrebbero costruito qualcosa di vero. Purtroppo non è accaduto, perché quello che va detto è che, per esempio, a me è capitato da ambientalista di avere a che fare col Ministero dell'Ambiente dei pentastellati e mettermi le mani e i capelli rispetto a vertenze che seguiamo da decenni, in cui erano tra l'altro completamente impermeabili non a noi di Rifondazione Comunista, ma agli ambientalisti che avevano seguito quelle vertenze per anni. Quindi completamente d'accordo. Così come però dovremmo ragionare sul paradosso, perché quello che diceva Paolo sostanzialmente si riassume nel fatto che sono 30 anni che si smantella il pubblico in Italia, dagli enti locali fino a qualsiasi capacità di intervento dello Stato, tutto si è esternalizzato e il risultato appunto è, per fare vaccinazioni ci comunicano che ci vuole il generale
che si è occupato di organizzare l'occupazione dell'Afghanistan, il che è pure inquietante. Ripeto, senza avere i paraocchi rispetto al generale, che magari sarà un sincero democratico, non ho occasione di conoscerlo, è facile che lo sia più di Marco Pinniti, diciamo. Quindi, insomma, non è solo la divisa a fare l'uomo. Il paradosso che noi viviamo è che da anni le cose con cui noi ci siamo scontrati con i due poli che hanno dominato nella politica italiana vengono confermati dalla realtà dei fatti. Basta pensare ai tagli alla privatizzazione della sanità, alla precarizzazione del lavoro. I fatti ci danno ragione su tutto, ma purtroppo parallelamente mai siamo stati così deboli. E da questo punto di vista io credo che abbiamo la necessità di costruire un discorso politico che sia in grado di raggiungere quelli che non ci hanno capito finora. Io ho un'opinione però molto forte su questa, chiudo, che non costruiamo un messaggio capace di parlare alle persone e costruire un progetto forte semplicemente se mimiamo gli altri. Cioè, quando noi abbiamo provato a fare rivoluzione civile, siamo diventati una barzelletta, per capirci. Non è il nostro mestiere, dovremmo cercare di fare una sinistra radicale, rosso-verde, che sia se stessa, che dentro di sé abbia le istanze positive del Movimento 5 Stelle, che poi erano prese da noi. Perché, francamente, io lo devo dire, se la sinistra radicale su alcune cose la battaglia le avesse fatto non quando è diventata invisibile, ma quando era forte, probabilmente il Movimento 5 Stelle nel nostro paese avrebbe avuto minor spazio. E questo vale per l'urbanistica, come vale per la questione morale, come vale per i costi della politica. Adesso riproviamoci, facendo tesoro di questa esperienza, e sicuramente un spazio di opportunità c'è oggi che non c'era 2 anni fa, perché davvero nessuno vuole fare un'opposizione che sia radicale in questa società, a partire dai problemi della maggioranza della popolazione. Il Movimento 5 Stelle si avvia a diventare un partito di centro. Io vi ricordo che raccolsero i voti e l'endorsement di un simbolo della sinistra come Dario Fo, che aveva come slogan, se ricordate, io non sono un moderato. Adesso praticamente il Movimento 5 Stelle si incarna in un moderato come Conte, e con un profilo moderatissimo, pare che entreranno pure nel Partito Socialista Europeo insieme al PD. Ecco, questa è una sfida che dobbiamo raccogliere, in cui c'è bisogno dell'intelligenza di tutti per non perderla come abbiamo persa in altre occasioni. Grazie a Maurizio Acerbo. Io mi permetto solo una chiosa proprio rispetto all'ultimo intervento che è stato fatto, perché io penso che c'è ancora una volta comunque una questione da tenere sotto controllo, che è la Costituzione. Il tema non è avercela col generale, il tema è se esiste ancora una divisione dei ruoli tra le funzioni, diciamo, militari e le funzioni civili. Per cui noi ci ritroviamo ad avere il capo della polizia che si occupa della protezione civile e ad avere un generale che è diventato commissario per quanto riguarda il Covid. Nulla di personale, ma c'è un tema che riguarda appunto la divisione dei ruoli. E in un periodo in cui anche le libertà individuali sono un pochino, giustamente anche limitate, questa cosa io penso che un po' impressione fa. Detto questo, quindi c'è un continuo, diciamo così, anche diretto mettere mano alla Costituzione. In altre occasioni abbiamo discusso anche di altri temi come l'autonomia regionale differenziata. Concludo dicendo che certo i governi con i competenti, la politica fatta con i competenti, io penso che noi come sinistra popolare, come sinistra radicale, come ci aggettivano spesso, dovremmo tornare, diciamo così, ad essere competenti, nel senso che una volta le competenze erano diffuse, le donne facevano la lotta per la casa perché sapevano che lì, in quel quartiere, nella loro zona, si poteva fare, così, e perché c'erano le delibere regionali, le delibere dei comuni e così via. Quindi una politica competente è quella che viene rimessa in mano, a mio avviso, alle persone cosiddette comuni, ovvero a quelle come noi. Io ringrazio a nome di
di Transform, della redazione di Transform, Matteo Pucciarelli, Paolo Berdini e segretario di Rifondazione Maurizio Acerbo per avere aperto, diciamo, questa discussione. Probabilmente potrebbe anche essere una prima puntata di confronto e di discussione sul dove vanno i movimenti, dove va la sinistra. Grazie a tutti e a tutti per averci seguito. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.